Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono particolarmente contenta perché vi sto per mostrare uno dei giochi più belli che abbia mai fatto. Sono veramente molto soddisfatta di questo gioco qua. Diciamo che è un po' impegnativo, però caspita, sono veramente veramente tanto contenta e sono curiosa di sapere quello che pensate. Ecco, sicuramente diciamo non sarà apprezzato da tutti perché il gioco ha diversi passaggi, però secondo me anche se un gioco richiede diverso tempo, ma il risultato è strong, cioè voglio dire, per me è tanta roba comunque, quindi cioè, che cosa importa se un gioco è easy, immediato, quando magari dà meno emozione di un gioco lungo, ma che ha un gran finale. Questo è quello che penso io. Poi ditemi la vostra e se non siete d'accordo con quello che ho detto non c'è nessun problema, io vi leggo e vi commento lo stesso, insomma, senza nessunissimo problema. Allora, questo gioco si chiama I Sette Comandamenti Magici e adesso capirete perché. Qua intanto abbiamo sette bigliettini numerati dall'1 al 7 e su ogni bigliettino c'è scritto, diciamo, un comandamento magico, cioè quello che deve fare lo spettatore. Ok, allora abbiamo mazzo di carte regolare, cuori, quadri, fiori, picche. E ora cominciamo subito ad eseguire quello che i comandamenti dicono. Quindi andiamo a girare il primo bigliettino. È rivolto allo spettatore, ok? Qua c'è scritto: taglia il mazzo quante volte vuoi, poi fai quattro mazzetti composti da sette carte ciascuno. Ovviamente il numero, diciamo, chiave, il numero fortunato di questo gioco è il numero 7 perché appunto i comandamenti sono 7, ok? Quindi lo spettatore comincerà a tagliare. Madonna, sono un po' scomoda però messa così. Volevo fare la figa, ma sono scomodissima, scusate. Taglia e completa quante volte vuole, dopodiché, scusate, quattro mazzetti composti da sette carte. Ok, quindi 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7. Spero sia tutto quanto inquadrato qua nel frattempo, eh. Spero di sì. Perfetto, questi sono i quattro mazzetti composti dallo spettatore. Vediamo il secondo comandamento magico. Il resto del mazzo dallo al mago per scegliere quattro carte predizione. Ok? Quindi io, boh, a sensazione andrò a prendere delle carte predizione, magari senza vedere le carte, quindi vado sotto il tavolo. Vediamo un po'. 4 abbiamo detto, facciamo queste 4 qua. Ok, quindi questo non ci serve più. Queste sono le carte predizione del mago che lascio qua nell'angolino. Ok, andiamo avanti con il terzo comandamento magico. Scegli uno di quei mazzetti, quindi uno fra questi 4, e continua a sfilare la prima e l'ultima fino a che non ti rimane una carta soltanto. Adesso qua io avevo il dado, dove caspita l'ho messo? No, non posso farlo senza. Ah, eccolo qua, perché così vedete che è tutto casuale. Quindi facciamo così, 1, 2, 3, 4, se esce 5 oppure 6 rilancerò il dado. È uscito 4, quindi lo spettatore prende il quarto mazzetto, sfila la prima e l'ultima, la prima e l'ultima, la prima e l'ultima, fino a che non gli rimane una carta soltanto. Questa è la prima carta dello spettatore che lascio qua di fianco alle mie quattro carte predizione. Oh, un trattore! Ma che novità! Aspettiamo un attimo. Benissimo, possiamo proseguire. Quarto comandamento magico. Gli altri mazzetti, quindi questi tre, assemblali come vuoi e fai lo stesso procedimento per arrivare ad una sola carta. Allora, potrei farlo a caso, però
voglio che sia tutto veramente casuale. Allora, partiamo dal fondo fino a salire a quello in cima, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quello sul fondo sarà questo perché è uscito 6. Ora facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi è uscito 1, quindi questo, e di conseguenza questo è quello sulla cima. Ed ora lo spettatore dovrà ripetere lo stesso procedimento, quindi sfila la prima e l'ultima, la prima e l'ultima, la prima e l'ultima, fino a quando non gli rimane una carta soltanto, e quella sarà la sua seconda carta. Eccola qua, e la mettiamo sopra l'altra. Vediamo cosa ci dice il quinto comandamento. Dividi il resto delle carte, quindi questo, in due mazzetti e prendi la settima carta dal mazzetto che vuoi. Quindi dividiamo in due mazzetti, in questo modo. Deve prendere la settima carta, perché qua il numero fortunato è il numero 7, dal mazzetto che preferisce. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. È uscito 4, quindi prende la settima carta da questo mazzetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa è la sua terza carta che mettiamo qui. Sesto comandamento, ci avviciniamo alla fine. Intreccia la carta di un mazzetto con una carta dell'altro mazzetto fino ad esaurire tutte le carte. Adesso inquadro ogni volta i bigliettini affinché voi possiate vedere. Constatare insomma che quello che leggo è effettivamente quello che c'è scritto. Qua il pennarello mi stava abbandonando, spero che riusciate a vederlo lo stesso. Ok, quindi una carta di un mazzetto con una carta dell'altro mazzetto, questa cosa lo può fare tranquillamente lo spettatore. Un camion. Ed ora siamo al settimo comandamento. Qui il pennarello mi ha proprio abbandonato perché ho scritto il resto della frase in matita. Il pennarello è morto. Allora, per l'ultima volta esegui lo stesso procedimento per ottenere l'ultima carta e confronta le tue carte con quelle del mago. Ho scritto in matita, spero si legga. Avevo anche sbagliato a scrivere. Comunque vi giuro che c'è scritto quello che ho letto, eh. Quindi prima e ultima, prima e ultima, ta ta ta, ta 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 ta, fino ad arrivare ad una carta sola che sarà la sua quarta e ultima carta, e poi andremo a confrontarle con le mie. Vediamo un po', tanto vi faccio vedere che ovviamente tutte quante le carte erano diverse. Allora, queste sono le carte dello spettatore, queste invece sono le mie. Andiamo a vedere le carte che ha scelto lo spettatore. 9 di quadri, 2 di quadri, asso di picche, questo è l'asso di picche della Bicycle School, e re di picche. Queste sono le quattro carte dello spettatore. E le mie quattro predizioni che ho scelto sotto il tavolo senza vederle così a sensazione sono: asso di fiori, la gemella dell'asso di picche; 9 di cuori, la gemella del 9 di quadri; 2 di cuori, la gemella del 2 di quadri; e qua, se c'è il re di fiori, abbiamo fatto un play meraviglioso. Eccolo qua, re di fiori, la gemella del re di picche. Bene, questo era il gioco, i sette comandamenti magici. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un like per supportare questo gioco, e chissà, non so che fine farà questo gioco qua. Magari, boh, per me è talmente bello che è da vendita. Secondo me, però chissà, se magari raggiunge un bel numero sostanzioso di like, forse vi porterò il tutorial, forse vedremo un po' come andrà a finire. Io intanto vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!